notizie dell'Ucraina è il podcast di ADN Kronos dedicato al conflitto. Cosa sta succedendo davvero in Ucraina e cosa sta accadendo nell'equilibrio globale del pianeta a causa della guerra? Bentornati da Carlo Intini. Marzo 2022, poche settimane dopo l'inizio del conflitto in Ucraina, l'ex premier israeliano Naftali Bennett si recò a Mosca per cercare un punto di mediazione con Vladimir Putin. A 11 mesi di distanza, Bennett svela il retroscena del lungo colloquio. A un certo punto Bennett racconta di aver posto una domanda diretta al presidente russo. Ha intenzione di uccidere Zelensky? Ricevendo una risposta altrettanto netta. No, non lo farò. Rientrato da Mosca, Bennett afferma di aver chiamato il presidente ucraino per dirgli che non rischiava la vita. Sei sicuro? Gli chiese Zelensky. Al 100%, rispose l'ex premier israeliano. A replicare alle affermazioni dell'ex primo ministro è stato il consigliere di Zelensky, Mikhailo Podolyak. Ho sentito strane affermazioni di ex funzionari. Le presunte garanzie di Putin di non voler uccidere Zelensky sono pura finzione. L'invasione in atto deriva dal desiderio della Federazione Russa di distruggere l'Ucraina e uccidere gli ucraini. Sul campo prosegue massiccia l'offensiva russa nel Donbass. A quanto riporta la milizia Wagner, si combatte strada per strada nella parte nord di Bakhmut, roccaforte ucraina nel Donetsk. Durante il viaggio di ritorno dal Sud Sudan, Papa Francesco è tornato a parlare del conflitto e della volontà di incontrare Zelensky e Putin. Io sono aperto a incontrare ambi i presidenti, quello dell'Ucraina e quello della Russia. Sono aperto per l'incontro. Se io non sono andato a Kiev è perché non era possibile nel momento andare a Mosca, ma ero in dialogo. Anzi, il secondo giorno della guerra sono andato all'ambasciata russa a dire che io volevo andare a Mosca a parlare con Putin, a patto che ci fosse una piccola finestrina per negoziare. Poi il ministro Lavrov mi ha risposto bene, che sì, ma valutava bene questo, ma vediamo più avanti. Il direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, Rafael Mariano Grossi, si recherà questa settimana in visita a Mosca. Il Cremlino specifica che non è previsto alcun incontro con il presidente russo Vladimir Putin. E per ora è tutto, ulteriori aggiornamenti sul nostro sito adnkronos.com.